Santa Catafeltra, nel Riminese, rende omaggio al professor Antonio Faeti, docente di letteratura per l'infanzia all'Università di Bologna e autore di numerosi saggi dedicati alla letteratura infantile e alla favola. Fu proprio da una sua idea che prese corpo il progetto Rocca delle Fiabe. Sabato gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. Nato a Bologna nel 1939, il padre, come lui stesso racconta, era originario di Santa Catafeltra e proprio in questi luoghi conserva tanti ricordi della sua infanzia. Nato a Bologna, mi sono però sempre sentito, non solo perché è il paese del babbo, e il babbo ci ha educati tutti noi quattro figli ad essere molto legati a questa comunità, ma perché da quando cominciai però a frequentare, io sentii che certe cose di me erano solo qui, al punto che ho una fotografia che mi commuove perché ci sono tutti i miei amici universitari nati nel 39 come me, ma sono nel prato del babbo e stanno guardando la rocca e sono venuti a scoprire chi sono e sono ripartiti e io sono rimasto qui col mio babbo con l'idea che finalmente ha capito tutte le mie curiosità, stranezze, discrepanze, perché queste che lo sono a Bologna, non lo sono a Sant'Agata. Abbiamo conferito il titolo di cittadino onorario di Sant'Agata al professor Faeti per tutto quello che ha fatto per Sant'Agata, ma soprattutto per quello che ha fatto nei suoi lunghi anni di ricerca, di studio in ambito letterario. Alla cerimonia era presente anche Sergio Venturi, assessore alla sanità della Regione Emilia-Romagna, che fu allievo del professor Faeti. La ricchezza più grande che abbiamo, quella di avere tanti borghi, tanti paesi come questo, che rappresentano un unicum e sono uno differente dall'altro e non ce ne rendiamo tanto conto, invece sono proprio le cose sulle quali dovremmo puntare.